La legge è sacra, non si può rispettare, tantomeno se uno è sindaco. Sì, la legge è sacra. La legge è sacra, altrimenti diventi come le biere. Altrimenti diventi come le biere. Altrimenti diventi come le biere. La legge è sacra, è l'unica cosa in democrazia. La legge è sacra, è sacra. La cambi, la cambi, la cambi, la cambi, se non ti... 2 hours later. Va bene, la cambi! Se non ti va bene, la cambi! La legge in democrazia! Prima tu non fai. Rana, sulle un ginocchio! La legge non è sacra! La legge è sacra! La cambi in democrazia! La cambi, se non ti piace! Ma parolacce dice lui, ha detto prima! Non mi interessa, non voglio sentire parolacce e insulti dentro questo studio. Chiaro? Chiunque le dice va fuori. Chiuso il discorso. Io posso anche andarmene, guarda. Ecco, va bene. Non è possibile, perché già la legge non è sacra! Già è successo! Ma mi chiedo, cosa vuol dire essere anti-europei se si è contro l'euro? Sono anti-europei gli inglesi? Sono anti-europei gli svizzeri? Sono anti-europei i norvegesi? Cioè, dove uno difende la sua moneta e la sua economia, è anti-europeo? Allora, se esiste la sterlina, può esistere la lira? No, no, da molti anni ho usato più le monete, perché in qualche modo qualcuno ti accompagna, paga per te, quindi ho smesso di usare lira ed euro. Un giorno mi trovo a Savelletri. Si fa pagare tutto lei, non ho capito. Non mi faccio pagare tutto, c'è un altro che paga, un mio assistente, non è che mi fa delle polemiche. Mi chiedono 3 euro di un ghiacciolo a Savelletri in Puglia. Da quel momento ho capito che l'euro è una merda, perché se per le cose grandi, una casa, una macchina, costano come prima, una bottiglia d'acqua minerale, un caffè, un panino, un ghiacciolo, costavano a me, giovane, 500 lire. Costano oggi 3.000 lire, 4.000 lire. Io ogni giorno esco, metti uno guadagna 100 euro al mese, che è molto, al giorno, che è molto, 100 euro. 30 li spende senza accorgersene. Tra il caffè, le sigarette, la mancia. Prova a dare la mancia a uno di 0,50 centesimi. Ti sputa dietro, devi dargli 2 euro, 4.000 lire. Ma che cazzo è? Che mondo è? Quello in cui io devo dare 4.000 lire di mancia? Ma dove è scritto? Ma perché? Ma tu non so. Allora sarò anche europeista, io non voglio né l'euro né pagare le tasse per dare i soldi a quelli lì, non pago una lira per dare i soldi alla Consulta, non pago una lira, non li voglio dare, non voglio dare una lira a Moretti, a Scaroni, non di più, odio Conti, io Conti lo arresterei, perché uno che mette le paleoliche in tutta Italia e gli do anche 6 milioni di euro, nel culo glieli voglio dare le paleoliche, non voglio una lira, non gli do una lira. Allora bisogna essere onesti e avere la parvenza di non esserlo. Io ho capito perché lei è entrato dopo in trasmissione, sì. Dopo l'intervento sì. Sulle pensioni, perché lei è condannato per truffa allo sì, Stato, eccolo qua, lo e sapevo. Percepisce un vitalizio di 8.000 euro, quindi sì. Non poteva parlare certo no, di no, posso benissimo parlare. Pensioni. No. Io sono scusi, Salvatore, per le persone le faccio entrare io quando lo decido io, Sgarbi era stato invitato cazzata. Per parlare di beni culturali, non c'era certo un accordo di non parlare sulle pensioni. Adesso se Sgarbi vuole rispondere, io sono contento. Questa povera ragazza ignorante dice cose che non sa, io non ho fatto truffa nessuno. Io sono stato in aspettativa senza stipendio. Senza stipendio, la parola truffa è la perversione di un magistrato. Lei. Stai zitta, cretina! No, studia! No, studia! No. Fatela parlare questa che parla solo. Le per cortesia, Vittorio, retorica, no, l'insulti dico, no. Ognuno dice la sua. Adesso parla Sgarbi, per cortesia, Salvatore. Mi dica qual è la truffa. Siccome la truffa riguarda denaro, io non ho preso una lira. Per cui quando dice truffa, la dica sua madre, che ha fatto la truffa di fare lei. Lo dica, faccia così. Parlano di truffa. Studia, studia, incapace. Studia. Allora, stavo parlando di una cosa seria, queste entrate, perché non vogliono vabbè, ascoltare se Sgarbi sbraita, non vogliono ascoltare. Sto facendo bene, sono allora, contento. Facciamo replicare un attimo Salvatore. Sei ignorante come una capra. Facciamo replicare un attimo Salvatore. Io non ho truffato mai nessuno. Allora. Sono stato in aspettativa senza stipendio e condannato da un magistrato sicuramente corrotto. Sicuramente corrotto. Voglio sentire la replica della legge Salvatore, voglio fare anche una domanda. Il vitalizio non lo percepisco. Salame. Non lo percepisco. Vai a studiare. Alice Salvatore, possiamo parlare? Questo è fuori il vitalizio. Stai parlando di monumenti, questa parla di vitalizio, perché deve per forza depistare, come Grillo, deve parlare d'altro. Parli di monumenti, lei parla di vitalizio, perché vuole rimanere ignorante. No, non vuole vabbè, io credo che il problema sia che avete avuto una moneta. Chiedile cosa sa di Palmira. Scusate, per chiedere una cosa. Immagino che il problema fosse la polemica avuta poc'anzi con lei su quello che lei ha detto sulle liste regionali in Liguria. Lei ha detto che la persona
persona che è stata citata nell'articolo del fatto. Arrivo. Non c'è bisogno di legislare. Allora, non ci cambi in democrazia. Mario, abbi pazienza, per cortesia. Che dica la verità. O si riesce a parlare in termini civili oppure si va fuori. La legge è sacra. È sacra la legge? È sacra la legge? Si dice... Basta dire, la legge non è sacra. Ma questo quando la legge ha attaccato Salvini, ha difeso Salvini. Perché ha difeso Salvini contro il Mario? La legge non è sacra. Ma la cambi. Ma cosa cambi? Hai difeso Salvini contro patronato. Non la fai, la difeso dei lutri e tiri fuori che la legge è sacra. Come le BR. Mario, per favore. Mario, per favore. Sennò diventa un... Veramente, cioè, una trasmissione insopportabile, con uno da una parte, uno con l'altra. A casa cosa devono capire di quello che sta succedendo? Capiscono che questo qui è suo. No, e invece di lei capiscono una meraviglia. Sì, e vedono di qua è arrivato Sgarbi e ci fa capire tutto. Allora, sentiamo Furfa e poi Alessandro Giuli, che mi sembrano molto più contenuti. E poi bisogna dimettersi una volta che si è stati eletti. Ha già firmato un documento. Ma non è vero! No, Vittorio, non è possibile. No, deve rispondere lei. Vittorio, no, deve rispondere lei. Ma rispondi una candidata, se ne prego. La cosa di casa se ne prego. Deve rispondere lei. Deve rispondere. Prego. Si chiama Promessa al pubblico e fa parte del codice civile. Ma vai a dare. Non posso sentire questa cretina. Ma come è possibile sentire questa robaccia di merda? Anche in caso di elezione, in caso le persone volessero, nonostante lui si ritira, di votarlo, lui si dimetterebbe. Comunque la mia replica. C'è il caso della Spinelli. C'è il caso della Spinelli. Che ritornava a leggere, è stata eletta ed è lì. La condanna. Sì, allora, noi abbiamo in Liguria per il Partito Democratico una persona indagata per omicidio colposo e disastro colposo quando era assessore alla protezione civile. Da 20 giorni. Lei ha fatto, un paragone molto indebito, perché la persona di Beppe Grillo, che non si candida e non entra nelle... Ma è il capo del tuo partito! È il capo di un partito! È meglio che candidato! Che cazzo c'è? Ragazzi, purtroppo, a casa non capisco nulla. Quindi vado in pubblicità, o si parla una volta o non si parla. Pubblicità. Il capo sei tu, e in capo a te, tu devi avere l'avviso di garanzia. Non so chi lo deve mandare, per scala chi lo manda. Al sindaco di Rigopiano, se il paese... Vabbè, però questo è un ragionamento, diciamo, paradossale. È arrivato alla specie, ad Ambrangiolini, lì, come si chiama, alla Raggi, alla nuova Ambrangiolini, no? A quella lì, cioè Roma a Ambrangiolini. C'è una che appena fa una cosa, l'ho comunicato a Beppe, l'ho detto a Beppe, ho scritto a Beppe, vaffanculo, Beppe del cazzo, l'ho detto a Beppe, l'ho detto a Beppe. Nardella, vabbè, quando fa una cosa, l'ho detto a Renzi, ma vaffanculo, no. Roma non può avere un sindaco innocente, perché è un innocente, è come la Vispa Teresa, che cazzo di sindaco è? Roma sindaco, quello lì. Cioè tu dici che quindi... Vaffanculo, va. Vabbè. L'ho detto a Beppe, vaffanculo. Vabbè. Ora, detto questo, dai, per chiudere, dai, il capitolo, Vittorio, ti prego, no, dai, oggi ti prego. Frattasi, cioè, dice, no. Irresponsabile. Sentiamo Sgarbi. Gabbi. Se insulto, si interrompe. No, io non reagisco, Mario. No. Allora, no. Non ha insultato Giordano. No, ha detto, io vorrei ribadire. Vabbè, ma quella è un'opinione, non è un insulto. È un'opinione. Non è un'opinione. Sì, è un'opinione. Se uno ha un'opinione, non è che gli si può rispondere con la legge non è sacra. Perché il sacro riguarda Dio e la legge la fanno gli uomini. Ma non è che uno gli basta, risponde. Basta che uno legga insultando. Kant e lo sa. Se lui non l'ha ancora detto bene, allora la legge è fatta dagli uomini. A parlare di Riace. Allora, era giusta la legge per la persecuzione degli ebrei o era sacra? Faglielo dire a quella... Ricominciamo! No, a quella già ho sentito, no. Ricominciamo. No, è un argomento dialettico. Se la legge è sacra, è sacra anche la legge di persecuzione degli ebrei. Andiamo a Riace. Faglielo dire che è sacra. Andiamo a Riace. Andiamo da un'altra parte. La parte è questa qua. Quando tale patronaggio l'ha portata a compimento... Ma il sequestro di persona non si viola, il sequestro di persona... Ma stai zitto! Sto parlando io! Mario! Vuoi farlo stare zitto? Mario, aspetta, fallo! Voglio dirti questo, quest'occa qui... In settembre ha intervistato Salvini. Va bene, va bene.
posso dirlo? Sì, però... ha intervistato Salvini, bellissima intervista. Salvini ha attaccato patronaggio, non ha detto la legge è sacra. Questo no, è bene, non ma... l'ha detto. Come ha no? Io dico che la legge è sacra, glielo dico, la legge dice questo. Non è sacra la legge, dice questo. Ha ragione patronaggio, è sacrissima. Dammi basta, è sacrissima la legge. Delle stronzate. Ho capito, ma io che dico stronzate? Allora, era sacra la legge di patronaggio, era sacra. Sì, è sacra. Ah, quindi ha torto Salvini, ha torto Salvini. No, ha secondo me Salvini, in quel caso non è sacra. Bene, dillo, dillo, ma io non ho capito quando deve la parlare il sindaco di Riace deve parlarne in questi termini. Secondo lei Giova, il sindaco di Riace, ieri l'ho sentita che continuava a dire la stessa parola in continuazione. Oggi sta dicendo la stessa parola in continuazione. Giova la causa del sindaco di Riace? No, non devo giocare alla causa di nessuno. Devo giocare al fatto che tu non arresti uno che non ha fatto niente. All'esposizione del suo pensiero, Giova. Ma non è un pensiero il suo, il pensiero è il suo, di Vittorio Sgarbi. No, il mio. Se lui mi lasciasse parlare, direi. Quando intervistava Salvini, patronaggio era la persona che stava dalla parte giusta o sbagliata? Perché non gli ha detto ha ragione patronaggio? Gliel'hai detto? Gliel'hai detto? Gliel'hai detto che aveva ragione il patronaggio e che la legge è sacra? Allora, stiamo parlando della 18. È la stessa cosa, non gli ha detto vergognati. Allora, Mario, rispondi a questo? No, io dico che la legge, che il Vittorio Sgarbi in questa stella è particolarmente fuori e quindi non capisce probabilmente. Capisce più il cazzo. Sì, io capisco. Ma la legge è sacra, la legge sul sequestro di persone, che è quella che avrebbe violato Salvini, è altrettanto sacra quanto le leggi. Le leggi. Quindi Salvini ha torto. Non si viola Salvini la legge. Ha torto. Se Salvini fa sequestro di persone, non può dire io faccio sequestro di persone. Non mi interessa niente, ci do io quello che c'ha di male qui. Non decido. No, non sono qua a farmi fare delle censure. Non mi interessa. Ultimamente adesso ha detto che insomma Berlusconi non interviene, che ha perso un po' di energia. Tu sei d'accordo? È in una fase così, insomma, un po' di distacco? Non o ha perso cos'altro? Energia, ma insomma, è un uomo che ha vissuto una lunga vicenda e che ha deciso di non essere più protagonista per un obiettivo abbastanza evidente, che non si combatte nella certezza di perdere. No, ma a parte perdere le cause, poi perderebbe le elezioni. Perderebbe le elezioni. Ma lui ha detto, e lui ha dichiarato, scusa posso, lui ha dichiarato, John Peter Zola, che non è successo niente, ma che ne sai, ma tu gli hai raccontato. Io c'ero, sì. Tu hai tutte quelle feste lì? Ma tutte le feste. Vabbè, è normale però, se l'avessi visto qualcosa non. No, non sono le feste, ma conosco quello che però se poi lui paga, se poi lui. Cioè, ma tu vai a letto con qualcuno ogni tanto. No, aspetta un attimo. Vai a letto con qualcuno ogni tanto. Ma amico, vai a letto con qualcuno ogni tanto. Ma amico, vai a letto con qualcuno ogni tanto. Ma io vai a letto. 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 Sì, vai a letto. E anche una. E anche lui allora. E allora. E anche lui. Vai a letto. Vai a letto. Con i soldi tuoi. Hanno 40 anni quelli che vado a letto. John Peter! Che però... Moravia! Moravia! Come Moravia! Oh. Stava con l'onda di 20 anni! Moravia! Moravia! Io non ho detto niente! Io non ho detto niente! Ascolta! John Peter Sloan, okay. Please, però, shut up! Okay. Seduto, scusami, un po' troppo veemente il tuo intervento. Si è capito la tua posizione. Io c'ero! Grazie, grazie Vittorio. Torniamo a... Allora, ripeto che Alberto Moravia, 70enne, stava con Carmellera 19enne. Carmellera ha pubblicato i suoi libri con Bobbiani, che era l'editore di Moravia. Allora, Albertazzi, che ha 90 anni, stava con delle ragazze, stava con delle ragazze di 20 anni. Non discutiamo di questo. No. Le donne trovano nell'uomo il padre, la protezione. Non discutiamo di questo. E vergognati di trattare male gli uomini anziani. Cosa? Hanno il diritto di stare con chi vogliono. Le donne sono libere e anche gli uomini. Io ho chiesto se c'eri. Non ho visto nulla. Quando alla fine di un pranzo uno va a letto con una donna, si chiamano cazzi suoi. Benissimo. Sì, benissimo. Okay. Pasolini. Cinquantenne, stava con un sedicenne che lo ha ucciso. Pasolini, sai chi è? Pasolini, Charlie Chaplin.
va bene, va bene, ma questo lo so chi è. Carlo Ponti, Carlo Ponti. Appunto, l'hai letto male. Grazie John Peter. Stava con un quindicenne minorenne. E allora parla male i Pasolini. Capra, 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 capra. Va bene, basta. Torna qua Vittorio. So chi sia questo qui. John Peter Sloan è un nostro amico inglese che ogni tanto, insomma, è un po' non sempre inglese, sembrava veemente. Napoletano. Va bene, è un po' anche napoletano perché ti fa perire. Poi sentiamo anche Sgarbi, siamo più tranquilli? Io sono tranquillissimo. No, tranquillissimo. Ormai sì, si sono scaldati anche Giulio e Purpero, quindi ormai... Ma sempre gli appassionati. Allora, tranquilli, mi raccomando. Io voglio che non riesco. Cazzo, la faccio, faccio prendere e la butto fuori. Fammi prendere, fammi prendere. Dai. Fai anche tu la legge sacra. Non è possibile. Non c'è una legge sacra. Oh. Io dico che non è perché possibile Salvini dire... ha ragione. Ma posso dire Luciano ha torto, ha risposto. Posso, no, perché posso, lei parla sempre, non visto che mi hai fatto una domanda. Io dico quello che penso. Poi se è diverso da te, caro Vittorio, quindi, va bene. Scusami Mario, era sacra anche in quel caso. Secondo me la legge è sempre sacra. Se c'è la violazione del sequestro, non si può dire... Giustamente si è attrezzato, facciamolo vedere.